Ciao, benvenuti in questo nuovo video dove continuiamo la serie sulle aperture, tanto, tanto apprezzata. Allora, innanzitutto ti invito, se non l'hai già fatto, a iscriverti al canale YouTube per non perderti i prossimi video. Allora, l'apertura che affrontiamo oggi è la Scandinava, apertura molto famosa, molto conosciuta, e in quanto veramente è un'ottima ottima difesa. La Scandinava è caratterizzata dalle mosse E4, D5. Allora, Scandinava va un po' contro sembrerebbe almeno che va contro i principi dell'apertura. Infatti, uscire la regina, quindi dopo il cambio di pedoni, uscire la regina d'apertura è considerato errato. Però effettivamente questa particolare apertura è un'eccezione, perché è vero che la regina ora viene attaccata da cavallo C3, però dopo la mossa che ora farò, anzi le mosse, perché qui la regina può andare in A5, ma anche in D6 e in D8, successivamente la regina non avrà problemi e si potrà impostare un setup, uno sviluppo dei pezzi del nero abbastanza semplice che non vi darà alcun problema in apertura, quindi potrete raggiungere il medio gioco con una posizione assolutamente pari. Quindi è vero, la regina non è un pezzo da sviluppare in apertura, però con questa apertura si può fare, è un po' l'eccezione che conferma la regola. E allora cominciamo da regina D6, quindi qui come avete capito ci sono queste tre varianti. Cominciamo da regina D6, poi vedremo anche D8 e la principale che è regina A5. Allora, regina D6, qui il bianco può giocare D4, cavallo F6, quindi sviluppo del cavallo F3, A6 è la mossa che vi consiglio. Questa l'avrete anche visto giocare da me in qualche partita della guida scacchista matto. È un'apertura assolutamente giocabilissima, 6 serve per evitare che il cavallo vada in B5 e dia fastidio alla regina. Qui esistono diverse varianti, ve ne mostro due, però poi i piani sono più o meno gli stessi, quindi questo è un po' il vantaggio della Scandinava, che alla fine il piano è un po' lo stesso ovunque, quindi non cambia come il bianco mette i pezzi. Allora, se fa G3, allora vi consiglio di fare alfile G4 per inchiodare il cavallo, quindi il peone D4 è sempre sotto pressione. E su alfile G2, cavallo C6, si attacca il peone D4, arrocco lungo, è un'apertura veramente ottima. Certamente è abbastanza squilibrata, perché arrocchi eterogenei significa partita tagliente, però se vi piace questo gioco come piace a me, qui avete un ottimo attacco sul peone D4 e il cavallo F3 inchiodato. Quindi a me questa apertura piace molto. Può continuare per esempio con D5, cavallo D5, alfile F4, cavallo alfile per, donna per, E5. E una per, donna per. Questa è una continuazione possibile. Torno indietro. Perché al posto di C3 è un'altra variante che molto spesso mi giocano, come dicevo, in alcune partite mi hanno giocato, in alcune partite del canale Scacchista Matto. Su alfile C4 allora B5. Perché in questo caso l'alfiere non viene messo nella diagonale G2, quindi H1 A8, quindi B5 può essere fatta. E allora sviluppiamo il nostro alfiere in B7, il cavallo in D7, l'alfiere in B7, e quindi con questo setup, quindi con questo sviluppo, con D7, alfiere B7, 6, ottenete la posizione, poi si metterà l'alfiere in E7, ovviamente l'arrocco sarà corto, non ha più senso arroccare lungo, ottenete la posizione tranquillissima. Quindi per questo la Scandinava è semplice da giocare, perché appunto cambia poco come il bianco mette i pezzi, voi comunque farete questo piano. Qui ovviamente su peone per fate cavallo per, peone per, quindi fate questo cambio per indebolire la struttura peonale, cambiate tutti i pezzi e si entra in questo medio gioco abbastanza pari. Se vi interessa vi segnalo la partita tra Nakamura e Stripuski, giocata nel 2004, che è proprio questa posizione, quindi è la continuazione di questa posizione. Torniamo indietro. E quindi abbiamo visto donna D6. Oltre donna D6 può avvenire donna D8. Quindi si ritira la regina nella casa di partenza, D4. Ovviamente il bianco deve conquistare il centro perché gli abbiamo tolto il peone E4, quindi lo conquista con D4, cavallo F6, cavallo F3, alfiere G4, sviluppo normale, fine 2, E6, arrocco, alfiere 7, H3, alfiere H5, cavallo E5, alfiere per 2, donna per 2. E ora vado ad arroccare. Ovviamente su H3 non vi conviene cambiare l'alfiere per il cavallo, perché ovviamente la coppia di alfieri è un vantaggio. Quindi se date il vostro alfiere per il cavallo,
rinunciata alla proprietà alfiere. Invece, in questo modo, cambiando la proprietà alfiere, la posizione è assolutamente pari. Quindi, come vedete, qui lo sviluppo è semplice: prima si colla in F6, alfiere in E7, abbiamo arroccato, alfiere in G4. Quindi, cioè non è come la siciliana, come vi dicevo nello scorso video, che è difficile da giocare, che sono moltissime minacce, moltissime insidie. Nella Scandinava basta sapere quei due o tre piani e si gioca tranquillamente. Quindi, assolutamente consigliata per i principianti, comunque per chi ha le prime armi. Andiamo indietro. Donna 5. Donna 5 è la variante principale. Donna 5, D4. Quindi il bianco risponderà sempre con D4, cavallo F6, cavallo F3, C6. C6 è fondamentale perché bisogna dare una casa di fuga alla regina, perché in futuro verrà attaccata probabilmente dall'alfiere D2. Alfiere C4, alfiere F5, alfiere D2, E6. Poi qui in realtà esiste anche arrocco. Però vabbè, cambia poco. E6 comunque, torre 1, alfiere in E7, alfiere in F4, arrocco, A3, cavallo D7. Come vedete, lo sviluppo è sempre questo. Quindi alfiere, cavallo in F6, cavallo in D7, arrocco. Vediamo l'altra variante. Quindi con alfiere D2 subito. In questo caso dovete stare attenti alle eventuali scoperte. Quindi qui E6 va bene, non c'è problema. Se gli fanno cavallo D5, potete fare donna D8, cavallo per, pedone per. Di pedone è meglio. E il re in questo caso verrà arroccato lungo, avendo aperto la colonna G. Alfiere B3, cavallo D7, donna E2, donna C7, cavallo H4, alfiere C6. Non conviene lasciare l'alfiere F5, se no verrebbe mangiato dal cavallo e poi i pedoni sarebbero terribili. Ah no, addirittura è inchiodato. Addirittura non potete rimangiare, quindi è proprio impresa. Quindi alfiere G6, rocco lungo e rocco lungo. E anche in questo caso, vabbè, può continuare. No, ok, vabbè, mi fermo qui. Anche in questo caso la posizione è super giocabile, non avete problemi. Dovete solo sviluppare l'alfiere, però ok, non c'è alcun problema. Potete svilupparlo in G7, quindi con l'idea magari di aprire questa diagonale, oppure anche in D6. In D6 non c'è niente di male. Ok, se invece non vi fa l'avversario cavallo D5, quindi non sfrutta questo attacco di scoperta che effettivamente non porta granché, ma gioca donna E2, e allora alfiere B4 è interessante. Rocco lungo, cavallo BD7, A3, alfiere per, donna C7, cavallo in E5, cavallo per, cavallo D5. Alfiere D2, rocco lungo. Ok, qui avete rinunciato alla coppia di alfieri, però effettivamente la vostra posizione è buona. Il cavallo in D5 è una posizione di avamposto, super difeso, quindi anche in questo caso non avete alcun problema. Ok, e questa è la variante principale, quindi la variante con donna in A5. In realtà esiste un'altra variante che andiamo a vedere subito, che è quella nel caso in cui decideste di non mangiare subito il pedone. Quindi non fare donna per D5, ma fare cavallo in F6. Allora, vi voglio anche spiegare la variante con cavallo C3, che vi può succedere anche se decidete di studiare quella con donna per D5, quindi ve la faccio vedere in breve. Sul cavallo C3 vi consiglio D per E4, cavallo per E4, alfiere F5, quindi attaccate il cavallo, cavallo G3, alfiere G6, cavallo F3, cavallo F6, quindi sviluppo normale, D4, E6, dovete sviluppare alfiere, quindi E6. C3, cavallo D7, alfiere D2, alfiere D6. Come vedete, il nero non ha alcun problema. C6 utile per evitare un futuro D5. Torre 1, donna C7, cavallo D2, arrocco. In questo caso vi consiglio, se volete approfondire, la partita tra Morozevic e Rajabov del 2007, che hanno giocato proprio questa posizione. In questo caso il nero non ha alcun problema, ha completato lo sviluppo, le torri sono in comunicazione e può giocare tranquillamente. Quindi, superata anche la variante cavallo C3, l'unica variante che rimane è quella con cavallo F6. Ma in realtà il mio consiglio è di giocare con donna per D5, che è molto più semplice. Con F6 porta un po' di complicazioni, però ok, chiaramente ve la mostro in breve. D4 è la variante principale, cavallo per D5, C4 vi attacca nuovamente il cavallo. Cavallo in B6, cavallo F3, G6, quindi vi conviene sviluppare l'alfiere in fianchetto. Cavallo C3, alfiere G7, C5, cavallo D5.
Come vedete, avete un po' ceduto il centro, quindi non avete combattuto per il centro, perché l'idea è che sviluppando l'infiacchetto, poi questo P24 potrà essere una debolezza. Fp5, c6, si supporta il cavallo in d5, donna b3, arrocco, arrocco, cavallo per, pedone per, b5, peone per, peone per. Mi fermo qui, se voglio approfondire Kabanov contro Savchenko del 2007. Però comunque qui potete poi sviluppare l'alfiere, il cavallo, salta in d7 e poi anche in f6, non avete alcun problema. Probabilmente prima il cavallo e l'alfiere, in modo tale che se vi fatto re b1 per minacciare b6 potete fare torre b8. Torniamo indietro perché su cavallo in f6 stiamo per concludere, le ultime due varianti sono o c4 o cavallo c3. Quindi su c4 vi consiglio c6. Pedone per, cavallo f3, e5, d3, e4. Molto interessante questo gambetto perché su peone per, donna per d1, re per d1, cavallo b4 ottenete una posizione ottima. Il bianco ha perso la possibilità di arroccare, minacciate f2, minacciate in futuro anche cavallo b4, magari su re in e1. Insomma, qui giocatevela alla grande proprio per vincere. E invece al posto di c4, cavallo in c3. E allora la variante che vi consiglio è cavallo per d5, alfiere c4, cavallo in b6, alfiere b3, cavallo in c6, quindi sviluppo normale, cavallo f3, alfiere in f5, sviluppo dell'alfiere campo chiaro nella casa f5, e6, d4, alfiere in e7, alfiere in f4 e arrocco corto. Anche qui posizione super pari, super giocabile, nessun problema, nessuna minaccia tattica, insomma. Come vedete, la scandina è un'apertura facile da giocare, quindi anche facile da imparare. Quindi il consiglio che vi do è quello magari di studiare le principali linee di questa apertura e magari provare anche a giocarla. In questo modo avrete più tempo per concentrarvi sulla tattica e sui finali, che sono le parti principali per migliorare. Per migliorare scacchi, come avrete già intuito dal mio canale, dovete concentrarvi su tattiche e finali soprattutto. Quindi con questa apertura guadagnate un sacco di tempo per studiare quelle fasi del gioco. Ok, se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale YouTube e ci vediamo alla prossima. Vi lascio qui insomma in sovraimpressione due video da vedere. Ciao!